Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio di Excel Simulator con la scaletta, la programmazione per i mesi a venire, non vi so manco dire per quanti mesi sarà questa scaletta. Comunque, come vedete dall'interfaccia un po' diversa, sono sul mio iPad e sono in questo momento anche in ufficio a lavorare, perché stamattina avevo del lavoro arretrato e dovevo assolutamente finire. Ho detto, ma sì, mi porto dietro il tablet, il microfono, lo collego e provo a registrare almeno questo video sull'iPad per vedere se è fattibile anche l'idea di magari di registrare qualche gioco carino che c'è sull'iPad. Alcune strategie sono anche molto carine, tra l'altro c'è Panzer Corps volendo sull'iPad. Niente, questa è una prova, ditemi se l'audio del microfono è comunque abbastanza potabile, se la qualità del video in sé può andare. Comunque, questa è una prova, fatemi sapere nei commenti. Allora, come vedete qua, in questa settimana, io spero in questa settimana, voglio terminare l'Axe con la Kaiserreich, che è tanto tempo che va avanti, stiamo giungendo alla fine, c'è l'ultima guerra in corso, non dovrebbero mancare ancora 3 o 4 episodi se non mi ricordo male, e poi dovrebbe giungere a conclusione. Quindi lasciamo un attimo da parte la tabellina con i giorni della settimana, che tanto sono ormai praticamente sempre un video, una serie standard e poi qualche highlights qua e là, poi in sto periodo lasciamo stare che il giorno della settimana è stato uno, ma va bene così. Queste sono le mie idee per il 2019. So che questo video arriva a fine gennaio del 2019, ma poco importa. Allora, Order of Battle, intro più storia. Cosa vuol dire? Order of Battle è un gioco che a me piace moltissimo, insomma, tutti i giochi stile Panzer Corps, Order of Battle, quindi questi strategici su base esagonale che ricordano un po' Civilization, mi fanno impazzire, mi piacciono proprio tanto, mi piacciono davvero tanto, però capisco che possono essere un po' noiosi da guardare a video, quindi volevo trovare un sistema per renderli più bellini da farsi. Ho comprato tutti in queste vacanze di Natale, se non mi ricordo male, nei saldi ho comprato tutti i DLC che c'erano a disposizione per questo gioco, nonostante avrei potuto chiederli benissimo a Paola, che se sta guardando questo video lo saluto, ma voglio anche premiare comunque il lavoro di chi c'è dietro alle spalle a questi titoli. Non mi sembra nemmeno fare proprio giusto fare lo scroccone in questa maniera, quindi ho comprato comunque tutti i DLC, quindi quelli sia sulla Germania, quindi la guerra in Europa, sia quelli sulla guerra nel Pacifico. Adesso sto scegliendo quale parte della seconda guerra mondiale scegliere. Poi la mia idea è registrare 5 minuti di introduzione sul contesto storico della battaglia. Quindi magari se facciamo lo scenario giapponese con la guerra sino-giapponese, fare cosa è successo al ponte di Marco Polo, quindi magari qualche aneddoto sulla guerra in Cina, come si è sviluppata, se, visto che tutti ormai hanno credenza da Hearts of Iron che il Giappone abbia vinto senza problemi quella guerra, le problematiche, il motivo per cui poi il Giappone. Una cosa di questo tipo, per farvi capire. Ovviamente non sono video che uscirebbero tutti i giorni, sono video che magari avranno una cadenza magari settimanale o bisettimanale, quindi qualcosa di più lento come serie che possa però interessare chi decide di seguire la serie. Quindi c'è la parte di gioco e c'è la parte iniziale di, tra virgolette, storia, quindi per questo intro storia. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa idea, perché potrebbe essere qualcosa di interessante. Ed è una cosa che sicuramente in un futuro arriverà. O i 4 DLC barra EU4 barra CK2, ovvero Crusader Kings 2, Europa Universalis e Hearts of Iron 4. Allora, questi sono i giochi che sul mio canale sono apparsi di più negli ultimi anni, tutti i giochi Paradox in sostanza. Finito questo DLC, questa, scusate, questo DLC, questa serie sulla Kaiser, che devo parlare con Loris del Clan Legio Italica per vedere se possiamo fare una serie insieme, ma in questo periodo non è per cattiveria che non sono più neanche passato sul Discord, se sta guardando questo video gli chiedo scusa, ma è stato davvero un periodo massacrante per quanto riguarda il mio lavoro, quindi non ho avuto proprio il tempo neanche di pensare al da fare sul canale. Comunque, la mia idea è di portare almeno una serie di uno di questi tre titoli. Adesso sceglierò abbastanza attentamente quale fare. Mi piacerebbe portare, come ho detto anche forse in un altro video, una nuova campagna su Europa Universalis 4 con la Savoia, visto che è la primissima campagna che ho fatto, risale praticamente a 5 anni fa, e il gioco è cambiato tantissimo, quindi vorrei vedere come si è voluto giocare una partita con la Savoia allora e adesso, e sarebbe anche interessante, secondo me. Comunque, oppure CK2, che è uscito il DLC nuovo, molto interessante, l'ho provato brevemente. CK2 è un gioco che, Crusader Kings è un gioco che su YouTube non va tantissimo, un po' come Stellaris, che però a me personalmente Stellaris non piace per questioni legate all'ambientazione, non mi fa passare, a me tutto ciò che è spazio non mi fa impazzire. Però è un gioco che a me piace tantissimo, Crusader Kings 2, quindi potrebbe essere che anche arrivi quello. Poi questi due qua, questi due progetti sono Finire Man of War, ho registrato il secondo capitolo
della serie, quindi Man of War Operation Unthinkable andrà avanti, e Man of War devo semplicemente pubblicare un po' di video. Ce li ho tutti lì da montare, metterci la musica, tagliare le parti morte tra una partita e l'altra, e poi posso caricare. So che sono due serie magari che non mi interessano più di tanto, ma ho intenzione di finirle e portarle a termine. Poi, Imperator Rome, non si sa come ancora il DLC di Hearts of Iron, quando uscirà, cosa se ne farà, se mai lo farò, quando uscirà. In questo momento mi sembra molto un titolo molto interessante, con di nuovo un titolo che cerca di prendere a piene mani da tutti i suoi colleghi di Paradox, quindi prende molte meccaniche stile la popolazione da Victoria, meccaniche di Europa Universalis, meccaniche di Oi. Insomma, mi sta piacendo come lo stanno sviluppando, dovrebbe secondo me uscire verso giugno. La mia scommessa è giugno, ho visto i primi video delle beta che stanno girando adesso in alcuni eventi che ci sono stati a fine anno. È un gioco che secondo me può tranquillamente uscire verso quel periodo. Vedremo come sarà con il mio lavoro di creazione di redditi e quant'altro. Ma è un gioco che sicuramente è sul mio radar e ho intenzione di farvi sapere qualcosa. Ci sono poi due gestionali city builder, stile city builder, non sono due city builder propriamente tali come può essere un City Skyline. Tropico 6, di cui ho avuto accesso alla beta qualche giorno fa. Ringrazio Calypso Games per avermi fornito la chiave per la beta, lo devo provare. Devo essere sincero, osano sempre poco con la serie Tropico. Dal 4 al 5 cambiava pochissimo, se non le. Dal 5 al 6, adesso ho visto che ci sono le isole più grosse, i collegamenti, ma davvero poca ciccia, e so già che aveva rimpinzato di DLC. Potrebbero usare un po' di più questi qua di Calypso, devo essere sincero. Worker and Resources of Soviet Republic è un gioco che mi gasa da morire. Praticamente devi costruire una città stile sovietico. Su tutti i giochi di city building che ho sempre giocato avevano questo modello di città americana, piccolina, che poi diventa quei grattacieli e quant'altro. Questo ci mette nella gestione di una città di una repubblica sovietica, quindi industrializzata, con la gestione della propaganda. Andatevelo a cercare su Steam, perché è davvero davvero ganzo. E comunque uno di questi due è mia intenzione portarli. U-Boat è un altro gioco strategico in cui si dovrà gestire la vita di un equipaggio di U-Boat, strategico anche perché c'è la parte di combattimento e quant'altro. Mi sono flippato con i sottomarini di U-Boat perché ho visto la serie su Sky Das Boot. Questo gioco appena uscirà arriverà sul canale, quindi non è un se ma quando. Arriverà sul canale U-Boat, datelo a vedere su Steam perché ne vale totalmente la pena. Total War, capito Total War? Mi piacerebbe anche, come al solito, portarvi una nuova serie su un Total War, perché comunque è il gioco che mi ha fatto aprire il canale. Mi dispiace che in questo periodo non ci sia un Total War che veramente mi faccia battere il cuore, se non il vecchio Medieval e la Divide Impera su Rome 2. Mi piacerebbe provare la Medieval Kingdom per Attila, però lo sviluppatore non è che mi faccia impazzire come l'abbia gestita. È stato accusato anche di aver violato, di aver rubato a destra manca. Adesso non so la storia, non l'ho seguita, però ho visto che su YouTube in questo momento la stanno giocando tutti i maggiori YouTuber di Total War, la stanno portando. Quindi se poi la mod sarà effettivamente rilasciata al pubblico senza andare a chiedere accessi beta, cose strane, può essere che un Total War Medieval Kingdom possa arrivare sul mio canale, ma non vi dico niente. E poi ci sono due giochi, uno che sono anni che ne parlo e che non ho mai avuto veramente il tempo di portarlo, ma qui è più una mia mancanza che qualcos'altro, è The Gravity in Team Tactics, che può essere Operation Star o Muse Front. Un gioco molto difficile, molto impegnativo, che porta via un sacco di tempo. E l'altro è Steel Division 2. Steel Division 2 deve cercare di farmi cambiare idea sulla serie Steel Division, perché Steel Division 1 è stato, penso, la mia più grande delusione del 2016-17, se non mi ricordo quando è uscito. Ma è stata una delusione pazzesca. Me lo aspettavo come il gioco che mi avrebbe fatto disinstallare Company of Heroes. E invece, per quanto riguarda gli strategici in tempo reale, gioco ancora a Company of Heroes. Quindi è stata davvero una grande delusione Steel Division 1. Troppo bello, molto realistico per certe cose, come la mappa, la grandezza, la dimensione, ma estremamente irrealistico per quanto riguarda la velocità, il time to kill esageratamente veloce per la dimensione della mappa e il micromanagement che c'è dietro. Lo zoom è praticamente inutile, giochi semplicemente solo con la rotella tirata su al massimo, perché sennò ti perdi tutto il resto della battaglia e vai a perdere praticamente una metà del gioco, che è la parte di combattimento
gestire Michele le unità, quindi non mi è piaciuto proprio lo stile e l'approccio che hanno scelto di usare per la serie Steel Division, una via di mezzo fra un gioco frenetico alla Company of Heroes e un tattico alla Gravity Tactics. No, il 2 lo chiederò perché essendo di casa Paradox probabilmente mi verrà concessa una chiave da Paradox, ma ho molte perplessità anche su questo titolo 2, quindi sono in stand-by. Passiamo alla parte arancione, che sono le cose più difficili che probabilmente non verranno mai alla luce, ovvero Sniper Elite 3/4. Mi piacerebbe portare un gioco che non sia sempre solo strategia, ma qualcosa di più rilassante e immediato, e questo si va immediatamente a collegare con le live. Magari potrebbe essere un motivo per fare qualche live in più la sera. Ripeto, questo periodo per me è stato impossibile. Avevo questo Excel l'ho compilato i primi dell'anno, quando ero in vacanza in montagna, mi sono messo lì, ma sì, buttiamo giù due idee al sole. E niente, avevo intenzione di fare qualche live in più la sera quando tornavo dal lavoro, magari mettermi un'oretta, un'oretta e mezza, buttare giù due chiacchiere con voi, giocare qualcosa di molto spensierato, come può essere uno Sniper Elite. E invece non è stato il caso. Questa rubrica economica barra fiscale, tra virgolette, nuovo canale, è un'idea che mi è balzata invece di recente. Ovvero, visto il marasma che c'è stato qui, chi di voi magari è più grandicello e segue il mondo lavorativo, fiscale, le notizie dei telegiornali, ha sentito magari parlare di fatturazione elettronica, regime forfettario, flat tax, queste cose qua. Visto che, soprattutto anche tra i miei amici più grandi, i miei coetanei e gente con cui sono andato a scuola, che adesso magari fanno altri lavori, sono laureati in altre materie che non siano quelle economico-fiscali, dicono tante castronerie, cioè nel senso, ovviamente non essendo la propria materia, si basano su quello che dicono i telegiornali. I telegiornali ne hanno sparate tantissimi in questi ultimi mesi, ma proprio tante, tante, tante. Ad esempio, la flat tax, altro non è che un ampliamento di un vecchio regime fiscale che c'è in Italia, che era il regime dei forfettari, passato da 30.000 euro di limite a 65.000 euro. Adesso, detto così, alla rinfusa, non vuol dire assolutamente niente. Però, appunto, mi piacerebbe spiegarvi. E non è il canale di The World 225, non è il canale adibito a ciò. Infatti questo ho scritto probabilmente nuovo canale, non basta una rubrica secondo me per staccarsi un canale di gaming, cioè che facciamo gaming e 730, al posto che, come aveva detto una volta Andrew, al posto che The World 225 The World 730. Mi era balzata questa idea di fare un canale riguardante queste tematiche fiscali, economiche, anche non solo fiscali ma anche magari macroeconomia. Cosa sta succedendo a livello mondiale con il boom degli Stati Uniti, a cosa è dovuto il boom degli Stati Uniti, la colonizzazione in Africa della Cina, insomma, questi temi economici che secondo me sono molto interessanti e fanno parte comunque della mia vita lavorativa, quindi mi piacerebbe magari portarveli. Fatemi sapere se qualcuno, se potrebbe essere un'idea che ha un senso, magari una cosa mi è sbalzata lì. Ho cercato su internet fisco, fiscalità, economia. Ci sono dei canali, alcuni di dottori commercialisti. Chi più, chi meno. Qualità video abbastanza bassa, nel senso, si vede che è gente che si prova a acchiappare clienti online. Quello non sarebbe il mio obiettivo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, questi sono i progetti per il 2019. Non c'è ancora una serie registrata per i prossimi giorni, nel senso, una volta finita la Kaiserreich, devo vedere cosa far partire di questi progetti, se mettermi d'accordo con Loris per effettivamente una nuova serie di Edge of Iron, ma dovrebbe uscire secondo me nel giro di un mese nuovo DLC, quindi forse tenderei ad aspettare da quel punto di vista. E nulla, come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Adesso sono in ufficio, è mezzodì, mi sono preso questo 4 ore di pausa, penso per le 3-4 andare a casa a mangiare. Magari adesso mi prendo ancora mezz'oretta per montare questo video qua su YouTube. Comunque, per farvi chiudere e chiosare, penso che continui a registrare. L'iPad è fornito di un parco giochi che non è così ambiguo. Per questo volevo la prova sul tablet, volevo provarla adesso qua in un luogo addirittura fuori da casa, come l'ufficio. Sono da solo, ovviamente, quindi non sto facendo figure barbine a parlare al tablet. Pants, Cops, Football Manager, Touch, Minimetro, GTA San Andreas, This War of Mine, Tropico, Rebel Inc., Plague Inc., che sono due giochi fantastici, Darkest Dungeon, gli altri sono invece giochi che conosco, Fallout Shelter, volendo, ma ce ne ho altri che non sono, o Rome Total War, volendo, che non è ancora installato perché mi occupa un sacco di spazio. Il parco giochi di un iPad non è quello che uno pensa, Candy Crush, Clash Royale, le gemme, quelle cose lì. C'è anche un parco giochi non...
non banale, Tropico, fidati, l'ho comprato, costa anche parecchi soldi, l'ho comprato, ma ci ho passato praticamente le vacanze di Natale in montagna quando non ero fuori. Al posto di guardare la televisione mi mettevo sul divano a giocare a Tropico ed era una figata allucinante. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima. Ciao.